Ciao a tutti da Matteo Valenti e bentornati in una nuova puntata dei Mezzi Speciali. Oggi vi racconto come si fa ad avere un'auto che in ogni momento può trasformarsi in un camper. Ecco a voi tutti i segreti del Panama Van. La cosa fantastica di un mezzo come questo è che non te ne importa un fico secco se becchi una giornata come questa, perché con un mezzo come questo torni ad apprezzare anche quelle cose che a noi, miseri umani di città, non ci stupiscono più, come la pioggia. Siamo in Val Forbazza, ai piedi della cascata del Toce, un vero paradiso terrestre a sole 2 ore di auto da Milano, dove anche la pioggia diventa uno spettacolo in grado di sbatterti in faccia la strepitosa bellezza della natura. E poi basta un attimo che smette di piovere e allora lì, con un van come questo, inizia il bello. Un'auto che all'occorrenza può trasformarsi in un attimo in una vera e propria casa. Vediamo come. A prima vista potrebbe sembrarvi il classico minivan. Di fatto qui ho un divanetto con 3 sedute singole, tra l'altro comode perché ognuno dei passeggeri ha a disposizione lo stesso identico spazio. Per di più ho ben 2 attacchi Isofix ben esposti, quindi facili da utilizzare, ma basta agire su una leva segreta per avere la prima trasformazione e quindi via le sacre parole, giù tutto! Beh, il classico furgone qui per terra ha la semplice moquette. Qui invece, guardate, troviamo un pavimento fatto con un materiale ad hoc, completamente impermeabile e lavabile. È fondamentale, perché voi avete mai visto un salotto con angolo cottura con la moquette? Non si può vedere. Poi ogni volta che ci vivete qua dentro si riempie di briciole, di sporco, di polvere, andare a pulirlo è un disastro. Ma la trasformazione è soltanto all'inizio. Perché in un semplice van o anche in una banalissima automobile, che noia le automobili, non potete mica alzarvi in piedi, perché sennò dovreste stare tutto il tempo così, anche nel mio caso, che non sono di sicuro un vatusso, ma non in un Panama. Perché mi basta agire su queste pratiche leve, intanto togliamo i ganci di sicurezza, apriamo una e una due, e guardate la magia, pronti? In un attimo abbiamo eliminato il tetto e quindi ho un ambiente completamente vivibile, abitabile, anche se sono alto 2 metri. Non è il mio caso, ma intanto si può. Non so voi, ma a me le case buie mi stanno proprio sul piloro e quindi largo alla luminosità. Posso aprire infatti tantissimi punti luce con queste mezze lune, guardate che meraviglia! Ah, e la luce della valle pervade tutta la mia abitazione. 2, e ne ho un'altra da questo lato. La cosa bella del camper è che riuscite a avere tante piccole grandi amenità indipendentemente da dove vi troviate, che siate arrivati col Panama nel deserto del Gobi oppure al campo base dell'Himalaya, non importa, potrete avere comunque del comfort e tenere tutto sotto controllo da questa plancetta. Dalla mia piccola centrale operativa posso dare corrente alla pompa dell'acqua oppure a tutti i sistemi di illuminazione. Posso poi vedere il livello delle mie acque pulite, chiare,
Vedete che io sono più o meno a metà. Mi lampeggerà qui quando invece devo svuotare il serbatoio delle acque grigie. Da questi altri due comandi posso poi andare a verificare lo stato di salute, prima di tutto della batteria dei servizi, quindi del mio Ford, ma anche della batteria supplementare che fornisce energia a tutti i sistemi di bordo del mio camper, diciamo del vanocellula. E se ho ospiti, tranquilli, si può fare ancora più spazio per offrire un giusto soggiorno ad amici, nemici, suoceri. Si fa così. Basta agire su questa pratica leva per far fare un 180 al vostro sedile Ketonyok muto. Ed eccolo qua, uno e perfino quello di guida. Ricordatevi di abbassare il freno a mano, però. Se qualcuno vi viene a trovare, non è che poi lo potete tenere a digiuno, ma il Panama Van viene in vostro soccorso, visto che qui c'è tutto quello che occorre per mandare in scena il pranzo di Babette. Perché, prima di tutto, avete a disposizione un vero e proprio lavello. Eccolo qui. Vi basta accendere la pompa dal pannello di controllo principale e a quel punto avrete a disposizione la bellezza di 65 litri di acqua potabile, che ve l'assicuro sono davvero tanti per la tipologia di minivan. E poi, tac, eccolo qui, il fornello con doppio fuoco, non così scontato su un camper così compatto, perfetto per dar sfogo a tutto il vostro estro culinario. E quindi diamo via alla prova del fuoco. Intanto, per salvaguardare la freschezza delle nostre materie prime, ovviamente a chilometro zero, tutto bio, di assoluta qualità, abbiamo un frigorifero con apertura frontale. Su questi camper di solito si trova un pozzetto. E qui invece è molto più comodo perché sembra quello di casa vostra, soltanto un po' in miniatura. 42 litri di capacità in ogni caso, più grande rispetto a tanti van della concorrenza, ma qui c'è anche la chicca delle chicche. Guardate, tac! Un mini freezer, che ok, sarà piccolo, ma intanto c'è, e soprattutto il ghiaccio per farvi il daiquiri è al sicuro. Considerate che poi avete a disposizione un angolo cottura vero e proprio, che altro che scavolini, la cucina degli italiani. Questa è ancora più bella perché lo fate en plein air. Il materiale dei mobiletti è comunque di alta qualità. HPL si dice in gergo tecnico, è High Pressure Laminated, un materiale che si usa molto sui camper perché resiste molto bene agli urti e soprattutto è antigraffio. Altro che il piano black che ritroviamo sulle nostre auto, che appena ci passi sopra è dannato per l'eternità. In ogni caso, qui abbiamo, guardate, tantissimi pensili con chiusura a tapparella dove vado a prendere le mie stoviglie, ovviamente di altissima qualità e di grande profilo. Qui ci potete stivare un po' di tutto. Io ho messo la mia fantastica padella dell'Agnelli in alluminio, come quella dei grandi chef, tipo Barbieri. Poi, qui ho dei vani molto comodi perché posso mettere piccoli oggettini. Io, per esempio, ci ho messo il mio olio Evo a chilometro zero. Attenzione a non metterne nemmeno una goccia di più, perché con una preparazione di simile difficoltà rischieremo poi di buttare via il piatto, con anche un danno economico non indifferente. E quindi diamo fuoco alle polveri in tutti i sensi. Ah, la soddisfazione di avere il fuoco con un semplice click in una radura di abeti. Qualsiasi campeggiatore mi sta invidiando, soprattutto chi magari ha un fornello esterno o è alle prese magari con legna, fuochi e falò. Io invece ho già portato in temperatura il mio olio, disposto in maniera lineare sulla mia padella. Perdonate la tensione, ma siamo comunque di fronte a una delle ricette più tecniche dell'intera cucina italiana. E quindi raviolo ripieno fatto con le mie mani di notte, pronto alla frittura. Temperatura dell'olio, perfetto, via. Qui è un attimo che mi gioco la carriera. Mentre siamo in cottura, vi faccio vedere quanto spazio avete a disposizione. Intanto qui un cassettone dove io ho messo tutti i miei utensili da grande chef. Qui un altro cassetto dove ho messo i piatti del mio servizio, naturalmente di porcellana boema. E qui un po' di strofinacci, tutto quello che mi serve per tenere pulita la mia cucina, che altro che lube. A proposito, vediamo qui come siamo messi.
una frittura perfetta. Ma che ve lo dico a fare? Nemmeno un po' di bruciatura, neanche l'ombra. Ma se consultando il vostro smartphone alla ricerca di qualche scorciatoia, magari non siete proprio dei cuochi di primo livello come nel mio caso, vi doveste accorgere che siete a terra con la batteria, qui in una casa mobile potete contare su un sacco di prese per andare a ricaricare qualsiasi cosa, anche il cellulare. Eccolo qua che prende vita. Io adesso sono collegato a una fonte esterna, con un bel cavo di ricarica, la presa è sul fianco sinistro, però sul mio Panama Van dovete sapere che c'è anche un bel inverter a 600 watt, così se vi siete accampati proprio wild nel nulla, tutto regolare, potete comunque avere la corrente a 230 volt anche sulla punta della più alta montagna del Wyoming. Se non vi dovesse bastare, sappiate che avete anche attacchi a 12 volt e prese USB, ma non solo in questo punto della vostra casa su ruote, ma anche là davanti, qui di fianco e dietro, insomma, 4 punti di ricarica, una marea per un camperino così piccolo. E poi guardate, non correte il rischio di inondare di odore di fritto il suocero o la suocera, che poi chi li sente, anche perché avete questa finestrella di servizio proprio dietro al fornello, perfetta per far uscire l'odore di quello che state cucinando mentre siete all'opera, ma anche per far circolare bene l'aria. Sapete che quando c'è acceso un fuoco in camper ci deve essere sempre almeno qualcosa di aperto che dà ossigeno all'abitacolo. Oggi noi siamo con tutta la tenda aperta, c'è un bel ricircolo, ma insomma anche d'inverno, se siete tutti chiusi per stare belli al caldo, qui avete comunque una bella opportunità per cucinare in sicurezza e con tanta praticità, a differenza di tanti concorrenti che non ce l'hanno nemmeno come optional. Che profumino che si è sprigionato, guardate, formaggio filante dal peggio. Ma non è che possiamo mangiare in piedi come i cavalli, e quindi il Panama ci viene in soccorso con un altro trucchetto, anche perché qui ogni millimetro di spazio è prezioso, e quindi il tavolo del mio living, dove me l'hanno ficcato, nella porta laterale scorrevole. Apro questo fermo di sicurezza ed è qui, pronto all'uso. Eccolo qua, e la gamba, tranquilli, c'è anche lei. Qui c'è un'apposita slitta, vedete, che mi permette di decidere a che altezza voglio il mio tavolo, così mi sembra ottimo. Posso andare ad apparecchiare bicchiere del Nürburgring, poi piatto, forchetta, coltello, e sono pronto a far esplodere le mie papille gustative. Via! Allora, nella vita bisogna imparare ad avere autocritica, quindi sicuramente un cibo prelibato di altissimo profilo, il pomodoro San Marzano si sente fino in fondo, un sapore intenso, il formaggio d'Alpe fuso mi va a chiudere il piatto con anche questo contrasto, no? Tra solido, liquido, perfetto. Devo migliorare sull'impiattamento, quello sì. Ci voleva forse una bollicina di diversa caratura, ma vediamo, magari più tardi riusciamo a rimediare. Dopo l'autopasto, comunque, ogni uomo di intelletto che si rispetti ha bisogno della pennica. Qui la pennica si può fare alla grande. Dopo aver tolto il tavolino, potete trasformare questa parte del van in una zona chill out perfetta. E quindi preparatevi, perché vedrete delle cose semplicemente impossibili su una semplice e banalissima automobile. Prima di tutto, tiriamo con decisione questa cinghietta del mistero e la seduta mi va a sparire. Al suo posto ci anneghiamo dentro lo schienale del nostro divanetto, allunghiamo, ma qui mi rimane un gradino, come faccio? Aiuto dalla regia, cuscino supplementare con tanto di velcro, così ho
un sofà completamente piatto. E lo schienale? C'è anche lui, tranquilli. Venite. Tirando quest'altra cinghietta del mistero, posso decidere di avere un vero e proprio schienale, come su un divano. E chi me lo fa il sofà? Me lo fa la Panama. Guarda qua. Cinguettio di uccellini, abeti. Ci vorrebbe qualcosa da leggere. Ma ho pensato anche a questo. Ma già che sono qua, volevo far vedere anche la zona posteriore. Qui troviamo altri pensili con tapparella. Io ci ho sistemato tutti i miei vestiti, ovviamente non ce n'è uno che non sia firmato, Sava Sandir. Qui un bel asciugamanone, perché volendo qui, soprattutto se è estate, si può anche fare una doccia en plein air. Basta avere il fisico, in alternativa un magnifico asciugamano natalizio e dovreste fare comunque un figurone. In questo vano di servizio c'è un vero e proprio doccino, visto che abbiamo un attacco dell'acqua esterno. Eccolo qua. Attacco rapido, doccino in posizione, prova pressione, direi che ne abbiamo, meglio di una diga dell'Enel. E adesso scusate, ma un po' di privacy, e lo dico anche per il vostro bene. Ci voleva una bella rinfrescata in tutti i sensi, anche perché non c'è l'acqua calda, per questo vi dicevo che è una doccia prettamente estiva. Sui modelli Panama più grandi, più lunghi, comunque si può avere anche il boiler, in modo da avere anche acqua calda corrente, se proprio non volete rinunciare a nessuna comodità. In ogni caso c'è tutto quello che serve per farsi una doccia coi fiocchi, con tanta praticità. Agganci per riporre i nostri asciugamani, che hanno protetto le nostre nudità, luci supplementari sul tetto per farvi magari una doccia, che ne so, al tramonto o all'imbrunire. Adoro i camper perché sono pieni di soluzioni geniali ma al tempo stesso semplicissime, altro che quelle baggianate che troviamo in auto. Un gancio magnetico, e direte, ma come fa a cambiarti la vita? Fidatevi che il magnetismo fa miracoli, perché guardate, io posso decidere di appendere qui il mio doccino e quindi mi faccio una doccia fissa, prolungata, senza avere le mani occupate. L'unico limite di un camper, che però è anche un'auto, è il fatto che rispetto a un camper, che fa solo il camper, è qui non c'è il bagno, o meglio, non proprio. Perché volendo un bagno comunque si può avere il mitico portapotti. Eccolo qua, l'unico, l'inimitabile, l'originale, perché loro lo hanno inventato, il WC portatile. Il bello è che lui lo puoi utilizzare un po' dove ti pare, all'interno del van se fuori piove o magari ci sono altri camperisti, ma anche così, tra le braccia di madre natura, se vi trovate da soli, completamente wild, come nel nostro caso. E quindi, giù tutto. Via. Ma viene sera, il sole è andato dietro la montagna, gli animali del bosco vanno a dormire, quindi noi umani cosa facciamo? Beh, l'aperitivo! Una grande bottiglia che tenevo per una grande occasione. E quale migliore occasione di dormire in questa splendida valle in solitaria? E quindi, alla salute, beviamocela insieme. Pronti? Un bel botto. Un botto in stile camper. Senza esagerare. Santé. Un po' salino. Perfetto. Temperatura encomiabile. Ma già che siamo qui, volevo anche parlarvi di come mi sono preparato ad affrontare questa notte dopo l'aperitivo. Eh sì, perché a differenza di tanti concorrenti, a partire dall'innominabile, il Volkswagen California,
ma lo chiameremo l'innominabile d'ora in poi. Beh, questo Panama Van ha subito un lavoro di coibentazione vera e propria. Beh, intanto guardate cosa hanno fatto i tecnici della Panama. Hanno rivestito tutte le pareti laterali con dei pannelli termoformati che coibentano la zona laterale. Ma non solo. Anche tutto il pavimento del mezzo è stato coibentato attraverso uno speciale materiale che si chiama XPS. Lo sapete, nei camper la zona del pavimento è quella più delicata quando bisogna andare a isolare la cellula, cioè dove si vive, dal terreno, che è quello che caccia più freddo. L'unica zona che rimane non isolata dal mondo esterno rimane quella della cabina di guida, solo la parte anteriore. Però voi capite che è già una bella differenza rispetto ai tanti concorrenti che non hanno alcun sistema di coibentazione, soprattutto rispetto all'innominabile, anche lui privo di isolamento. Qui si vede bene come questo van sia stato costruito da chi ha grande know-how nello sviluppo di camper. Non è un veicolo sviluppato dall'industria automotive, cioè quella che fa le auto, come capita in altri casi. L'innominabile. Cosa capita sui competitor del Panama Van con tanti minivan come questo? Si arreda un furgone all'interno, si mettono i mobiletti, si fa in modo che si possa dormire e fine, ma non si fa niente per proteggere dal freddo. Qui di serie vi beccate tutto il kit oscuranti, sui veicoli della concorrenza a volte è un optional, non viene fornito, che per di più non impediscono soltanto alla luce di penetrare all'interno, quindi potete dormire fino a tardi, ma anche aiutano a coibentare. E lo sapete, la zona dei vetri è terrificante perché il vetro dissipa un sacco di prezioso calore e quindi loro ci aiutano. Ma non è finita qui, perché sui veicoli della concorrenza e anche sull'innominabile, quando fa molto molto freddo praticamente non conviene mai alzare la tenda pop-up superiore, quella che noi chiamiamo maggiolina, perché è semplicemente una tenda, quindi tutto il calore che ci genera il nostro webasto, il nostro riscaldamento di bordo a gasolio, finisce per essere dissipato, sprecato, visto che peraltro tende ad andare verso l'alto. Qui questo non accade, cioè io posso non solo tenere la maggiolina alzata anche quando fa molto freddo, ma anche dormirci dentro quando le temperature sono rigide, perché ho modo di isolare, di coibentare anche la mia tenda pop-up. Io l'ho fatto prima, ci vuole un po' di lavorio, ma adesso sono praticamente invincibile, anche se fuori ci sono già 0 gradi. Posso tenere la maggiolina alzata, stare in piedi all'interno e decidere di dormire indipendentemente giù o anche su. Wow! Grazie a tutta questa preparazione, allora sì che qui si può pensare di dormire in 4, 2 sopra, 2 sotto, non solo d'estate, lì sono buoni tutti, anche l'innominabile, ma anche d'inverno. Di sicuro chi decide di stare giù ha a disposizione tanti vani dove riporre un sacco di oggetti. Qui dietro ce n'è uno dove ho messo il tubo per riempire l'acqua potabile, poi le catene da neve, non si sa mai quando si va in montagna, sempre meglio averle, e anche un kit di pronto soccorso. Insomma, di spazio qui ce n'è, anche perché ho tante tasche dove mettere piccoli oggetti, magari lo smartphone quando me ne vado a dormire. Attenzione solo che alcuni vani, come questo, non si potranno più aprire quando il letto è in posizione. Un po' un peccato. Da quest'altra parte ho un tascone, mi ricorda un po' quello della mia amata Panda, prima serie. Comodo perché ci sta davvero una marea di roba e poi tanti ganci, io ci ho messo qualche vestito e il mio cappellino. A proposito di luci, ne ho tantissime, sono tutte a LED, buone notizie, e in più sono completamente dimmerabili. Cosa vuol dire? Che se io tengo premuto sul tasto di accensione posso decidere l'intensità da tenere. Magari dopo, quando vado a dormire, le tengo un po' più basse, che sennò chi prende sonno, già faccio fatica. Per ottenere questo lettone, guardate, peraltro è bello grande, per darvi un'idea mi metto in questa posizione, bisogna ovviamente reclinare anche l'ultimo schienale, come vi faccio vedere qui. Per stare ancora più comodi, comunque potete optare per un materasso supplementare, è un optional, ma io ve lo consiglio perché è una meraviglia.
un po' in memory foam, come piace a me, la morte sua. Ah, considerate che io lo sto provando in condizioni termiche belle toste, perché volevo vedere se davvero si può usare anche quando fa freddo. Però niente vi vieta di andarci al mare, e in quel caso sapete che gli insetti possono essere un po' molesti, ma si può avere una zanzariera perfettamente integrata nella porta, è un optional, ma consigliatissimo. Mosquitos, no grazie. Devo ammettere in ogni caso che è difficile resistere al fascino di una notte al piano di sopra, nella tenda pop-up, anche perché lì basta che mi apri un attimo una mezzaluna e magari ti rifai gli occhi guardando le stelle. E quindi, dai, venite su! Se vi state innamorando seriamente del Panama Van, io vi consiglio di prendere assolutamente un pacchetto di accessori che lo rende praticamente inarrestabile in tutte le stagioni, in tutte le situazioni, ovunque vi troviate. Si chiama Pack Living, costa 1900 euro, però c'è dentro tutto quello che serve per trasformarsi in veri Rambo del campeggio. E quindi, oltre al gradino elettrico per salire, all'inverter, al mitico portapotti, vi beccate anche il Webasto, quindi il riscaldamento a gasolio, e poi il riscaldamento del serbatoio delle acque grigie, fondamentale se lo volete usare, come me, nei climi freddi. Tutti accessori che, se andate a prendere singolarmente, vi costerebbero sicuramente molto molto di più, quindi tanto vale prenderli in una botta sola. Se proprio proprio poi volete essere i sovrani del campeggio wild, allora non potete non mettere il pannello solare. 450 euro e passa la paura, e passa anche l'ansia da batterie di bordo scariche. Alla fine ho deciso, credo che dormirò sopra, anche perché qui ho le molle Froli, molto più comode rispetto alle soluzioni in doghe in legno o anche in tavola di legno piatto, quindi davvero un materasso da reggia di Versailles. E poi guardate, sono stati intelligenti alla Panama, perché hanno messo la plancia di controllo di tutto il camper qui in posizione rialzata, così riesco a pigiare i tasti anche se dormo di sopra. Alcuni van la mettono in basso sotto, quindi se dormite al piano superiore, ogni volta che dovete attivare qualsiasi sistema vi tocca scendere e poi risalire. Che sbatta. È il momento di dedicarsi a un po' di sana lettura, anche perché le cose da imparare non finiscono mai, soprattutto in alcuni casi. E poi ho comunque le mie luci di lettura completamente brandeggiabili qua, che mi aiutano a non perdermi nemmeno una nota. E quindi buonanotte, ci vediamo domattina, vediamo quanto scenderà la temperatura fuori e quanto riuscirò a rimanere al caldo dentro. Ed eccoci qua, mi sono alzato di buon mattino, mi hanno svegliato gli uccellini del bosco, pensate, altro che Grand Hotel Resort di lusso plus 5 stelle, ma che un van e sei avanti 100.000 anni luce. Una meraviglia di notte, perché non ho patito per niente il freddo grazie alla super coibentazione, anche se ho dormito di sopra. In più sono stato cullato per tutta la notte da questa soffice pioggerellina che nel frattempo ha ripreso a scendere. E devo dire che non c'è suono più delizioso di quello dell'acqua che cade su una tenda. Provare per credere. Se poi al risveglio sentite questo bisogno impellente di stare ancora più a contatto con la natura, guardate che meraviglia. La tenda del pop-up si può aprire tutta nella zona frontale e praticamente siete dentro, ma siete anche allo stesso tempo fuori. Meraviglioso. Adesso un bel caffè e ci mettiamo in marcia. Ogni cosa che ti cucini in camper, anche un semplice caffè della Moka, ha un sapore
più intenso, te lo godi di più visto che te lo sei fatto praticamente in mezzo al nulla. Volevo anche dirvi che ci sono però alcune cosine che forse avrei curato un pochino di più su questo Panama Van. In particolare alcuni accoppiamenti delle pareti termoformate per coibentare le zone laterali non sono accoppiate sempre alla perfezione. E poi attenzione, è vero che qui volendo si può dormire in quattro, due su e due giù, però abbiamo visto anche che ci sono tanti accessori particolarmente utili, soprattutto d'inverno, che però una volta riposti finiscono nel baule. Ci sono tanti vani portaoggetti, ve li mostro, davvero tantissimi, molto pratici, però lo spazio non è proprio infinito, quindi se viaggiate a pieno carico state un po' schisci con i bagagli, insomma in valigia solo l'essenziale. Vi ho portato fino in cima per farvi ammirare lo spettacolo della cascata e quindi godetevelo! Data male, ma con i potenti mezzi di automoto.it riesco a farvela vedere lo stesso in tutta la sua magnificenza. Il vantaggio di un mezzo come il Panama Van rispetto al classico camper è che questo durante la settimana lo puoi utilizzare come una classica auto, puoi accompagnarci i figli a scuola, puoi farci un trasloco rimuovendo la panca posteriore, oppure puoi anche accompagnarci i suoceri al mare, se proprio serve. Il classico camper è tutta la settimana, mi rimane parcheggiato in attesa della prossima avventura. Con il P10S invece questo non succede perché lo usi tutti i giorni proprio come faresti con una classica auto. Del resto è lungo poco meno di 5 metri. Siamo dalle parti, per intenderci, di un Audi Q7, di una Volvo XC90, con la differenza che questo ha una tonnellata di versatilità e di spazio in più. Giusto per darvi un'idea, il vantaggio incredibile rispetto a un camper è che questo lo parcheggi nel posto di un'auto. Non ci credete? Guardate qua. Perfettamente dentro alle linee. Non ho la retrocamera sul mio esemplare, ma tranquilli, è un optional consigliatissimo. Il nome tecnico di un mezzo come questo è veicolo polivalente, però dai, per me è il van delle avventure, anche perché non deve essere considerato un piccolo camper, ma piuttosto un'auto dove all'occorrenza si può campeggiare. Di fatto qui ho 5 posti omologati quando viaggio, come in questo caso, posso addirittura averne 7 su altre versioni di Panama, se voglio portare ancora più passeggeri. La panca posteriore è scorrevole ma anche rimovibile, se voglio godermi tutto lo spazio di carico dietro le mie spalle. Volevo parlarvi anche un po' delle caratteristiche tecniche però di un mezzo come questo. Il Panama P10S nasce su un'architettura Ford ed è bello ricco dal punto di vista dell'allestimento, prima di tutto per il motore. Abbiamo un turbo diesel da 170 cavalli, tanti per un camper, esistono veicoli ben più grandi di questo che hanno meno potenza, per esempio il mio camper. Quindi ruzza per bene, come dico io, cioè se si fa un bel giù tutto c'è una gran risposta, grande verve, tanta coppia da scaricare sulle ruote anteriori, anche perché mi arriva con il cambio automatico che, diciamocelo, quando si deve andare in giro a campeggiare per fare lunghi viaggi è davvero sempre molto comodo.
E poi mi piace l'allestimento di questo Panama Van perché hanno usato la versione sport, quindi prima di tutto quella con le righe cattivissime in stile Mustang, sia sul cofano che dietro. Poi abbiamo minigonne davanti, dietro, laterali, sembra un pochino il pulmino dell'A-Team, mi sta subito simpatico, anche perché ci sono cerchi in lega diamantati, quindi bicolore, e anche i finestrini laterali neri. Tutto questo ve lo beccate di serie. Buone notizie anche dentro, intanto perché mi becco il sistema multimediale Sync 3, quello praticamente della Fiesta, che funziona molto bene, è semplice ma ha Apple CarPlay e Android Auto. Ok, col cavo, però è una bella comodità quando si è in giro in camper. Poi ho il cruise control, non adattivo, ma nei lunghi viaggi è comunque sempre molto comodo averlo. La plancia è quella delle Ford, diciamo, degli ultimi anni, quindi un ambiente sicuramente familiare. Sul mio esemplare mancano un po' di tasche per riporre gli oggetti, lo smartphone, ma tranquilli, volendo si possono avere come optional. Che è un camper preparato ad affrontare i climi freddi, lo capiamo anche dall'allestimento, visto che di serie ci sono i sedili riscaldati anteriori e anche il parabrezza termico, tutte cose non così scontate sui camper. Per gli amanti del genere sappiate che il sedile di guida, il mio, è regolabile elettricamente. Spesso il Panama, pensate, non viene comprato da camperisti, ma da automobilisti che cedono la loro seconda auto in cambio di un veicolo, diciamolo, sicuramente più divertente e dalle mille potenzialità. Certo, bisogna anche parlare quindi di prezzi. Dunque, una versione del P10S parte da circa 60.000 euro, ma il nostro esemplare con tutte le meravigliose cose che vi ho raccontato in questa puntata, beh, costa poco più di 65.000 euro. Diciamo che il prezzo include tutto, anche il trasporto presso il vostro concessionario di fiducia, è esclusa solo l'immatricolazione, per cui dovete considerare altri 1.000 euro circa. Qual è la notizia in questo caso? Che rispetto ai concorrenti diretti qui ho tanta più roba già di serie. In più ho tanti accessori pensati, come abbiamo visto, per affrontare i climi freddi, quindi lo possiamo usare davvero tutto l'anno. E poi, dettaglio non proprio trascurabile, costa 30.000 euro in meno dell'innominabile, che non sono proprio bruscolini. E a voi ha convinto il Panama Van? Sareste disposti a comprarvi un mezzo come questo, pratico e comodo durante la settimana, ma pronto a trasformarsi in una vera casa su ruote tutti i weekend e ogni volta che ne avete voglia? Beh, se vi va, raccontatemi come la pensate nei commenti qui sotto. Ciao da Matteo Valenti, ci vediamo alla prossima puntata dei mezzi speciali, rigorosamente su automoto.it.